Noi amiamo gli animali. Ciao a tutti, mi chiamo Camilla e vi do il benvenuto nella scuola dei piccoli e degli animali di Pets and Kids per amore a quattro zampe. Tutti pronti per la nuova ricerca? Ecco il prossimo protagonista del video di oggi. Ha le zampe che sembrano ali, ma non vola. È tanto buffo quando cammina ed è il protagonista di alcuni film d'animazione famosissimi come Madagascar e Happy Feet. Di quale animale stiamo parlando? Bravi! Si tratta proprio del pinguino. Ma come è fatto un pinguino? Cosa mangia? E dove vive? In questo nuovo video pensato per voi bambini, da noi di Pets and Kids per amore a quattro zampe, scopriremo tutti i segreti e le curiosità su questo simpaticissimo animale che vive tra i ghiacci. Esistono diverse specie di pinguini in natura, ma i più famosi sono il pinguino reale, il pinguino imperatore e il pinguino di Magellano. Tutti nomi molto regali, vero? Il pinguino reale è tra i più grandi della sua famiglia. Pensate che raggiunge quasi il metro di altezza e le sue zampe sono larghe ben 30 centimetri. Essendo molto grandi rispetto al resto del corpo, sono le zampe a dare al pinguino l'andatura goffa e divertente che lo rendono così simpatico. Ha la testa, il becco e le ali nere, mentre il resto del corpo è grigio chiaro, con alcune parti in giallo. Un pinguino più alto di quello reale? Il pinguino imperatore, che è alto circa 115 centimetri. Mentre il più basso della famiglia è il pinguino di Magellano, che è alto solo 67 centimetri. Dove vivono i pinguini? Nelle zone fredde, direte voi. Giusto, ma sapete che alcuni pinguini nascono e crescono anche in Africa? Quindi non vivono solo al Polo Sud, ma anche sull'isola Magdalena, sulle isole Falkland, in Namibia e in Sudafrica, insieme a tutti gli altri animali della savana. Cosa mangiano i pinguini? Dato che vivono tra ghiacci e mari freddissimi, quale può essere il loro cibo preferito? Il pesce, naturalmente, dalla triglia alle sardine, dal merluzzo alle acciughe, ma anche crostacei, calamari e seppie sono tra i loro piatti preferiti. Forse non tutti sanno che un pinguino vive in media dai 15 ai 20 anni. Il pinguino imperatore riesce ad immergersi nell'acqua fino a 500 metri di profondità e che lo stesso pinguino riesce a rimanere digiuno per ben 120 giorni. Ti è piaciuta la nostra ricerca sul pinguino? C'è ancora tanto da scoprire su di lui. Se vuoi sapere come nascono i cuccioli del pinguino e tutti gli altri segreti su questo simpaticissimo animale, clicca sul link dell'articolo corrispondente. Non dimenticare di iscriverti al nostro canale e arrivederci al prossimo video di Pets and Kids per amore a quattro zampe. Ciao ciao!